Per Cuore Giallo Blu finalmente c'è ancora adesso la luce e Torino vede la luce anche in campo. Manca Mancinelli per Torino, manca Zizic per Forlì, però una partita bellissima, tanto pubblico, si sono divertiti tutti. Un discreto Lewis. Discreto, direi spettacolare, eccezionale. Premesso, tutta la squadra ha giocato bene oggi, ovviamente. Lewis è stato uno spettacolo puro da inizio alla fine, ma noi siamo felici perché anche il nostro secondo americano è venuto fuori e ha dimostrato il suo talento, che comunque è immenso. Aveva già fatto passi avanti con Casalpi, almeno in fase difensiva, adesso l'abbiamo visto anche in fase offensiva, più ma più consapevole dei suoi mezzi. E ha giocato una buona partita. Presidente Forni, quindi Berni, abbiamo detto 18 punti, quindi ha dato il suo apporto come al solito, difensivo l'ha sempre fatto, adesso anche di punti. Bene Rosselli, che ha interpretato bene il ruolo di factotum per l'assenza di Mancinelli. Amoroso in ripresa, ha iniziato veramente male. Possiamo dire che i compagni hanno aiutato Valerio a entrare in ritmo, perché poi alla fine ha chiuso anche con la doppia cifra e ha fatto anche rimbalzi importanti e ha contribuito attivamente a questa vittoria. A me piace sempre pensare che Torino riesca a diventare una squadra e oggi abbiamo visto un bel passo avanti. Bene, mi fa piacere che l'abbiate notato. L'atteggiamento dei compagni è stato quello giusto, perché a un certo punto Valerio era in difficoltà, forse ce l'aveva con se stesso, non si sentiva in grado di entrare in partita. Beh, i compagni gli hanno dato una mano notevole ed è stato poi alla fine anche lui decisivo per il risultato finale. Beh, siamo veramente un gruppo, un vero gruppo, siamo finalmente una squadra, come dire, equilibrata, ben assestata sotto tutti gli aspetti, sotto l'aspetto tecnico, anche sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto umano. Sicuramente abbiamo fatto un passo avanti quest'anno, speriamo. Sicuramente sotto tutti i punti di vista, come dicevamo prima. Adesso, per spegnere in fretta gli entusiasmi, perché non ce lo possiamo permettere, abbiamo detto un ciclo di 4 partite molto difficili e una è subito lì dietro l'angolo con Brescia già mercoledì, infrasettimanale, il famoso recupero del blackout. Come vedi questa possibilità di ricaricare in fretta le batterie per affrontare una squadra veramente forse una delle top del campionato? Bene, a noi fa piacere giocare queste partite in breve lasso di tempo per poter appunto recuperare i punti. Ovvio che avremmo preferito forse giocarle con un organico più al completo, sappiamo già che l'assenza di Mancinelli sarà piuttosto lunga, ahimè, e speriamo di recuperare al 100% Amoroso, naturalmente, perché per noi è fondamentale, però noi siamo consapevoli dei nostri mezzi. Ovvio, rispettiamo gli avversari, perché ormai come quest'anno il campionato è veramente un campionato di alto livello, abbiamo delle squadre con dei roster direi eccezionali per la categoria e anche delle buone società solide, e questo è fondamentale, questo è importante. Ripeto, noi ce la metteremo tutta per arrivare fino in fondo, l'importante è arrivare preparati in fondo al playoff. Quindi un campionato d'alto livello, se ne potrà godere, diciamo, venendo a Ruffini, tutte partite spettacolari, grandi giocatori. Oggi abbiamo apprezzato Becirovic, ogni volta sarà un appuntamento importante con dei giocatori importanti. Non resta che fare un invito ai torinesi di venire a far diventare piccolo questo impianto. Guarda, infatti il nostro augurio è questo, bravo, è quello di vedere il palazzetto come era nei playoff la sua stagione, praticamente esaurito in ordine di posti. Speriamo di vederlo anche durante il campionato. È vero, non per la nostra squadra innanzitutto, ma anche perché abbiamo sempre dall'altra parte squadre con grandi campioni, quindi garantiamo uno spettacolo al pubblico, e noi siamo qui per questo, non solo per vincere, anche per dare spettacolo al pubblico, per regalare emozioni al pubblico. La pallacanestro è lo sport più bello al mondo, e beh, qui cominciamo a vederlo qualcosa, no? Ti pare? Quindi grande basket mercoledì 5 novembre, Torino contro Leonessa Brescia. 20:30, mi raccomando, venite tutti. Non manchiamo. Ciao. Grazie Presidente. Grazie a voi.